Prima si fa questo telaio qui d'interno, vedi? Sì. Questo telaio qui si fa d'interno. Poi si fanno uno sopra l'altro tutti uguali. Sì. Poi si mettono su. Si fanno questi incontri qui, si fanno prima. Questi qui questi. Sotto. Questi qui sotto, quelli lì sotto. Come, come li hai chiamato? Incontri. Sono incontri perché non si chiude, il capanno stia aperto. Poi dopo si mettono su. Uno si mette su il primo, poi ci si mette il secondo, poi dopo ci cominciano a mettere le perdiche sopra. Le perdiche di legno? Quelle lì, quelli trasversali. Quelli e lunghi? Si fa tutta la struttura del capanno, solo la parte, diciamo così, fino qui al piano qui. Ok. Poi dopo, e poi si fa tutta quella struttura lì che si lega tutto assieme con le pertiche, certo, inchiodate o legate, come uno vuole. Poi dopo si fanno i pezzi di sopra, sì, che vengono fatti con due pezzi di legno così e due traversi di qua e di là per tenerli fermi. Ah, ok, quindi quelli lì, esatto, sono i pezzi di legno, esatto, e quelli lassù sono i traversi. I traversi che tengono unito quella capriata lì, diciamo così, la punta, sì, del capanno. Sì. Una volta fatto la punta così, si prende e si mette su. Hai capito? Ah, perché si fa da smontata. Da smontata. Si mette su e poi si poggia attaccato quelle pertiche lì, perché le pertiche ci sono già appoggiate lì sotto, sì, hai capito? Allora te le metti dentro. Stringi un po' le, perché il capanno non è di precisione, sì, come sì, una canna, sì, certo, che può essere 3, 4, 5 centimetri, sì, sì, anche 10. Le metti su tutte così e poi man mano che vai avanti ci inchiodi le sue pertiche e poi ci vanno fatte quelle croci lì sopra. Ho capito. Quelle croci lì servono per il vento. Ah. Quando tira il vento, perché sì, sennò, come devo dire, si sgangherebbe. Ah, si muovono. Si muovono, cioè, è uguale che gli incontri qui, servono per quando fa delle burrasche così. Però il capanno non va piantato in terra. E dove va? Il capanno ci fa un basamento o di pietre o di cemento, adesso oggigiorno c'è il cemento, si mette sopra il cemento. Poi va appoggiato lì, perché questo qui è un capanno, se uno vuole, ci mette un carro o due dentro, lo tira su e lo porta via. Ah, non è piantato quindi? No, questo qui, e poi se vedete qui, si dovrebbe vedere. Adesso qui c'è un mucchio di sacco, qui c'è il basamento che è di cemento qui sotto. Mm. Poi qui ci sono i tiranti perché non si rovesci. Hai capito? Ah. Questo qui, capanno qui, se te lo alzi un po' con un cric e ci metti un rimorchio sotto, qualche cosa, lo metti in maniera che stia su, o sennò gli inchiodi dei traversi qui e l'appoggio. Adesso questo qui è grande, è un po' fatica da, sì, portare, sì, via. Però un capanno più piccolo. Ma una volta mi ricordo io da ragazzino che le capanne che usavano una specie di quella là, che è la di dietro un po' più grande, uno cambiava abitazione, se con un rimorchio e il cavallo andavano sotto, alzavano il capanno, le mettevano i traversi sotto e lo portavano da un'altra parte. Ah, perché i capanni, quindi li potevano spostare? No, perché se te li pianti in terra marciscono e dopo cadono giù.